entro il 1587, il Tintoretto dipinse per la scuola di San Rocco 50 quadri sul tema dell'Antico e del Nuovo Testamento, dando a Venezia un'opera paragonabile, per le sue dimensioni, alla Cappella Sistina donata a Roma da Michelangelo, suo contemporaneo. Non sono soltanto le immagini che il Tintoretto ci ha lasciato ad averci indotto a realizzare questo film. C'è anche la lettura di un testo di Sartre, soprattutto una frase sulla crocefissione nelle prime pagine di Cos'è la letteratura? Questo squarcio giallo sopra il Golgota non è stato scelto dal Tintoretto per significare l'angoscia e nemmeno per indurla. Esso è angoscia e cielo giallo nello stesso tempo. Come guardare il Tintoretto con un libro in mano? E ora, come filmare questa doppia lettura? Mostrare ciò che gli occhi da soli non vedono, perché un quadro si rivolge all'uomo tutto intero, non solo alla sua retina. Filmare sulle tele del Tintoretto l'ossessione del pittore, una forza invisibile che egli vuole assolutamente comunicarci. I testi di Sartre sul Tintoretto sono frammenti di un'opera incompiuta. I testi incompiuti ci ricordano a volte che è inutile voler dire tutto di un artista, voler mostrare tutto di un'opera, che ogni profilo è fragile, ogni definizione instabile. Il sequestrato di Venezia è un testo a specchio. Svela la complicità appassionata tra un pittore veneziano del XVI secolo e uno dei maggiori scrittori del nostro tempo. Lo sguardo di Sartre sulla pittura del Tintoretto si trasforma in ritratto del filosofo attraverso il pittore. L'ossessione del pittore, come si vedrà, è quella di evidenziare nei suoi quadri la pesantezza, prima legge del mondo reale. Sebbene il Tintoretto sia un grande interprete della storia sacra, non è per questo che ci appassiona. Cosa potremmo contemplare oggi in queste immagini mitologiche? I nostri occhi hanno una formazione diversa da quella dei borghesi, amministratori della scuola di San Rocco, che volevano vedere le immagini religiose testimoniare della loro pietà e generosità, associate all'oro dello sfondo, simbolo della loro potenza. Noi vediamo oggi il Tintoretto superare da uomo libero i vincoli imposti dai suoi contemporanei e affermare audacemente la sua personale visione. L'arte, senza cessare di essere un prestigio collettivo, diventa nei quadri del Tintoretto, così come in Michelangelo, un potere della persona,
Tintoretto inventa l'insubordinazione. Jacopo Robusti fa scoppiare la sua insubordinazione pubblicamente nel 1548. Ha 30 anni e da 10 ha una sua bottega. Come si vede, è stato ammesso giovanissimo come maestro nella sua corporazione. Non va dimenticato che la pittura del XVI secolo a Venezia è sottoposta alla legge del mercato, un mercato dominato all'epoca da un monarca, il Tiziano. Pittura oggi è anzitutto esporre i quadri. Allora era soprattutto mercato di pittori. Gli acquirenti arrivavano, li esaminavano, ne sceglievano uno da portare nella loro chiesa, nella loro scuola, nel loro palazzo. Bisognava offrirsi, mettersi in mostra come fanno oggi i nostri registi, accettare qualsiasi soggetto. Tutto era fissato per contratto, il soggetto, il numero, la qualità, talvolta persino l'atteggiamento dei personaggi e le dimensioni della tela. Tradizioni religiose e i gusti dell'epoca aggiungevano nuovi vincoli. I clienti avevano gli umori, i capricci dei nostri produttori, nonché le improvvise ispirazioni. A un loro cenno tutto andava rifatto. All'interno di questa competizione si può ben comprendere l'importanza per il giovane pittore dell'ordinazione di un quadro da parte della scuola di San Marco. Soggetto imposto, i miscredenti progettano la tortura di uno schiavo cristiano. Il cielo si commuove, San Marco fa capolino dall'etere, scende in picchiata e distrugge a 1000 miglia dalle stelle gli strumenti in mano ai carnefici. Mostrare lo stupore dei testimoni. Il nudo sarà maschile, la folla con turbanti, il santo a piacere. Numero dei personaggi tra 25 e 30. Dimensioni richieste 4,15 metri per 5,40 metri. Il Tintoretto entra in loggia, si mette al lavoro, segue le istruzioni alla lettera, produce un portento in realtà scandaloso. A prima vista, la composizione della tela rispetta lo stile di cui Tiziano è maestro indiscusso. Equilibrio, simmetria, sfondo neoclassico, tracciato e finitura perfetti. Attenzione però, tutte queste qualità conducono al rovesciamento dell'ordine imperante. Si è mai visto un santo piombare in questo modo sull'umanità? Sul tema imposto, Jacopo Robusti inventa una composizione sbalorditiva. Prima di tutto, guardiamo la folla e procediamo nella lettura del testo di Sartre. La folla che assiste al miracolo colpisce per la sua natura ambigua. Non è forse nello stesso tempo un archetipo fedele alla regola e un cumulo di casualità? Jacopo Robusti vuole trasporre sulla tela dei solidi nella loro piena solidità. Risultato? Confusione. Questi corpi impenetrabili si urtano senza mescolarsi. I veneziani esigono anzitutto la forma, una bellezza indivisibile, ma nello stretto sparpagliamento dei personaggi è la dispersione che essi notano e la comune solitudine. E il Tintoretto condivide questa solitudine, raffigurando se stesso come testimone in mezzo agli spettatori. Dopo la folla, guardiamo il santo.
Anche qui il pittore disobbedisce a tutte le convenzioni. È dunque così un santo? Un corpo in caduta libera? Seduto alla destra di Dio, Marco sente una voce che lo chiama, salta dal suo trespolo e si abbandona alla pesantezza. L'eccelso protettore di Venezia aveva sempre avuto l'abitudine, almeno fino a quell'anno fatidico, di inviare sulla terra dei simulacri. Ora cambia parere e si sposta di persona. Circostanza aggravante? Non si tratta di consolare un doge o rincuorare un re rammollito. Tutto questo scompiglio ha il solo scopo di salvare uno schiavo. Nel 1548 a Venezia nulla deve turbare l'unità della religione, dei costumi e del regime. I pittori dell'epoca seguono la regola che attribuisce il cielo agli angeli, ai santi e alle loro apparizioni, e la terra agli uomini e alle cose. Quando i santi intervengono in aiuto degli uomini nelle loro vicissitudini terrene, dispiegano una visione salvatrice. Generalmente occorre levare lo sguardo per accorgersene. Qui invece questo santo, presente in carne e ossa, non viene visto dagli altri protagonisti del dramma. Ci si chiede se il malcapitato si schianterà al suolo. Evidentemente no, è un santo. È però solo la nostra fede a giustificare questa speranza. Noi vogliamo credere che un potente colpo di reni fermerà la caduta a qualche metro dal fondo. Ma attutita o no, essa continua e non si fermerà se non distruggendo il quadro. La prova? Se Marco planasse, la stoffa si avvolgerebbe intorno a lui. Guardiamo adesso lo schiavo. Anche qui l'ordine è sconvolto. Lo schiavo, abbrutito, senza reazioni davanti all'estraneità del suo destino, emana luminosità. Mentre il santo ci appare come una massa di tenebre, perché è denso e pesante e i raggi del sole non lo attraversano. C'è, lo so, la sua aureola, ma questa modesta fosforescenza basta appena a se stessa e non illumina niente. È solo una decorazione al di sopra della testa e nulla più. In questo confronto tra il cielo e la terra, la notte non può che cadere dal cielo e il giorno salire dalla terra. La caduta e l'ombra, due modi di riprodurre la pesantezza in tutta la sua passività. Lo scopo recondito del pittore si rivela, almeno in parte. Con audacia plebea egli vuole mostrarci un privilegiato senza privilegi. In altre parole, distante della verità. Che ai suoi tempi l'impresa sia parsa la sovversione stessa è fuor di dubbio. Anche oggi non è privo di rischi mettere al nudo i potenti. E i potenti di Venezia reagiscono. Il quadro del Tintoretto viene criticato aspramente da alcuni membri della confraternita. Nessuno lo difende pienamente. Esasperato, il Tintoretto fa riportare l'opera nel suo atelier. L'Aretino, arbitro delle passioni artistiche dell'epoca, prende però le difese del giovane artista, del quale ammira la tecnica e il virtuosismo. Sembra reale, non dipinto, si complimenta in una lettera. Questo giudizio, che ricolloca l'opera nel gusto e nello stile dell'epoca, placa il tumulto. Il quadro può essere infine appeso alla scuola di San Marco. Robusti, dopo essersi sentito in disgrazia e minacciato di perdere il lavoro, scopre i pericoli insiti nella sua genialità. Venezia non è pronta a sopportare una rivoluzione, nemmeno sotto forma artistica. Un gioco segreto si inizia così tra il Tintoretto e la sua città. Jacopo Robusti diventa il Tintoretto, che Sartre soprannomina il sequestrato di Venezia.
Dalla fine del XV secolo, Venezia ha preso a importare dall'esterno i suoi artisti. I più famosi vengono tutti dalla terraferma. Giorgione da Castelfranco, il Tiziano da Pieve di Cadore, Paolo Cagliari, detto il Veronese, appunto da Verona, Andrea Schiavone da Zara. Agli occhi del Tintoretto, che è nato nel cuore della città degli artigiani, tutti questi personaggi ingaggiati all'estero dai signori di Venezia appaiono degli intrusi. A lui invece Venezia scorre nelle vene. Vi si rinchiude per tutta la vita e vi morrà. Di Venezia, il Tintoretto è il pittore ossessivo. Venezia, in tutta la sua essenza, è una sfida continua alla gravità. Il rumore dei passi che si ode così bene sul pavé delle calle ci ricorda con insistenza la nostra condizione di creature terrene. Lo scivolare silenzioso sui canali ci dà l'illusione, per un momento, di non essere più soggetti ad alcun peso. E le tracce sulle case e i monumenti ci ricordano che è la città nel suo insieme che lentamente sprofonda. Venezia fabbrica continue illusioni. Vuole farci credere di galleggiare per nasconderci il suo progressivo cedimento. La società veneziana è come la città, sull'orlo di uno squilibrio. In quell'epoca a Venezia ci sono circa 7.600 patrizi, 13.600 cittadini, 127.000 artigiani, operai e piccoli commercianti, 1.500 ebrei, 12.900 domestici e 550 mendicanti. Se esiste a Venezia in quegli anni uno spirito borghese, è comunque reso illusorio dall'aristocrazia, che da molto tempo ha preso le sue precauzioni. Un plebeo può arricchire, ma per governare bisogna nascere patrizi. Il mondo di questa borghesia, non ancora riconosciuta come classe sociale, avverte ancor più la sua impotenza di fronte ai primi sintomi di decadenza dell'aristocrazia. La città e la società, dopo secoli di trionfo, sono minacciate. Risale al 1453 la presa di Costantinopoli da parte dei turchi. Nel 1492 poi la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo per conto del Regno di Spagna. E ancora l'esaurirsi delle risorse africane di metalli preziosi, la rarefazione delle monete che rallenta il volume delle transazioni commerciali, l'improvvisa diffusione dell'oro peruviano che sconvolge il mercato mondiale. Intanto le galere dei pirati dettano legge nel Mediterraneo. I portoghesi si appropriano del mercato delle spezie, le potenze continentali si alleano contro la Serenissima. Tutti questi capitoli di storia annunciano la lenta agonia della città. Venezia, con disperato ottimismo, risponde con la ricerca della bellezza eterna. Il bello sembra indistruttibile. La sua immagine sacra ci protegge. Finché sarà con noi, la catastrofe non si verificherà. Così è per Venezia. Questa città comincia a temere di affondare nel fango della laguna. Essa immagina di salvare la sua bellezza. Pretende di trasformare la leggerezza suprema dei suoi palazzi e delle sue tele in boe e galleggianti. Il Tiziano è lui il pittore della bellezza. Tutto nei suoi quadri indica l'ordine e l'equilibrio indistruttibile di un mondo privilegiato. Nelle sue opere, la maestà dello sfondo e della scenografia riproducono l'immagine che la società veneziana vuole dare di se stessa. Il Tintoretto nasce invece in una città sconvolta,
ha respirato l'inquietudine di Venezia, un'inquietudine che lo rode e non sa dipingere altro. Sentendo nel profondo della sua anima il disordine della sua città, Jacopo non può impedirsi di mostrare una realtà diversa da quella che i suoi concittadini esigono. Ed egli dipinge questa realtà quasi nascondendosi, poiché sa, dopo il miracolo di San Marco, che i veneziani sono ciechi quando si guardano. Ecco allora che il Tintoretto dissimula la sua visione drammatica dietro quella festosa del Tiziano. Accostate adesso la presentazione di Maria alla tela che il Tiziano ha dipinto con lo stesso soggetto e coglierete immediatamente la frattura, il fossato che separa Jacopo dai suoi contemporanei e che non smetterà mai di allargarsi. Per il Tiziano è semplice, tutta questa pietra non ha peso, nemmeno quella sul teatro. Di conseguenza, egli ha dipinto la disposizione delle lastre arretrate da sinistra a destra. Sia ben chiaro, io non dico nemmeno che siano leggere, dico che non hanno alcuna relazione rilevante con la pesantezza. Di conseguenza si possono percorrere senza fatica, economia di carburante. Sono delle tappe, delle pause di meditazione. La salita dei corpi evoca discretamente l'elevazione delle anime nell'ora della preghiera. Jacopo, invece, vuole rappresentare una scalinata e finisce col mostrarci il Cervino. Nel timore di non trasmetterci appieno le difficoltà e i pericoli dell'ascensione, egli pone in basso, ai piedi di questa montagna, una matrona incaricata di ragguagliarci. Si presume parli alla sua creatura, indicando la Vergine. Vedi com'è graziosa questa brava figliola. Ma il suo braccio, enorme e teso, si trasforma in un palo indicatore. Bisogna salire fin lassù, proprio così in alto, ancora di più, e conoscerete la gioia più pura. Se copriamo i due terzi del dipinto e limitiamo la nostra attenzione al triangolo che resta, vi ritroviamo riuniti tutti gli attori di questa storia, ma senza pesantezza. Tutto si alleggerisce, tutto rientra nell'ordine. Il Tintoretto ci acceca con una composizione alla Tiziano e approfitta del nostro stordimento per farci accettare la sua personale intuizione. Sartre ci rivela così il sottile stratagemma del Tintoretto. Per soddisfare il suo committente, egli ha dipinto all'interno della sua tela nello stile del Tiziano. Venezia non può amare contemporaneamente queste due potenze così contraddittorie. Adora Tiziano, che l'abbaglia e la rassicura, accetta con riserva il Tintoretto, che la rende inquieta. Per rendersene conto, basta visitare le tombe che la città ha offerto ai suoi due artisti. Per il Tiziano, la Basilica dei Frari, il tempio più prestigioso dopo San Marco. Il pesante monumento funerario,
costruito nel XIX secolo, dà la misura della riconoscenza dei visitatori nei confronti del pittore che hanno adorato. Venezia celebra qui il monarca che le ha donato una assunzione sublime in cui regna perfetto l'ordine di ogni essere, dei santi e di Dio, e dove si avvera il progetto della città eternamente bella. Venezia celebra inoltre il pittore che unisce con tanta abilità il potere aristocratico e il mondo soprannaturale. Jacopo Pesaro, generale vittorioso sui turchi, è ricevuto con la famiglia in udienza dalla Vergine Maria, circondata da San Pietro, San Francesco e Sant'Antonio. La città può davvero stare tranquilla quando i suoi governanti vantano simili relazioni. Alle spoglie del Tintoretto, Venezia offre invece una semplice lapide a Madonna dell'Orto, la chiesa del quartiere in cui l'artista visse gli ultimi anni. Nessuna sontuosità per il figlio del tintore di Rialto, una iscrizione in latino e l'austerità della grande chiesa. E quali quadri vegliano la tomba del Tintoretto? L'adorazione del vitello d'oro e il giudizio universale. Due cascate di forme e colori che precipitano lungo 15 metri di tela, nei quali si concentra lo sguardo disilluso del pittore. Leggiamo cosa scrive Sartre a proposito del giudizio universale. Una valanga di nudità superbe, ma perfettamente inespressive. Ecco l'inferno. Possiamo dire che questa caduta non sia davvero eterna? Che ne scorgiamo la fine? È vero. C'è questo fiume antico, lo Stige, la Cheronte, inserito con forza nel quadro. Tutto vi finisce, come in un bagno. A parte questo, cosa viene fatto ai dannati? Niente. Non un diavoletto che li mordicchi. Questo è il perpetuarsi infinito di un brulichio. Rospi e tanari rospi. Noto anche che i dannati cadono da soli, senza che il dito divino li abbia neppure toccati. Come si abbandona la creatura al suo peso, ecco il capitombolo. Ma vediamo gli eletti. Non sono affatto orgogliosi. Il castigo dei compagni dà loro le vertigini. Essi pesano. Se non cadono è grazie a un aiuto. Gli si fa scivolare sotto i piedi la tela catramata di una nuvola. Li si appoggia, li si trattiene. E se uno di loro inavvertitamente cade, atleti alati gli corrono incontro accogliendolo tra le braccia. Una anchilosi dell'uomo a causa della sua massa. Bisogna pensare che l'artista ne abbia sofferto per scorgere in questa caratteristica universale del genere animale una maledizione speciale della razza umana?
Il cielo è altrettanto inaccessibile ai mortali nell'adorazione del vitello d'oro.